È giunto a Messina e in tanti lo aspettavano, non solo i colleghi del megafono, lo aspettavano i lavoratori dei vari comparti in crisi, come quelli della formazione che oltre il danno stanno subendo la beffa. Senza stipendio e senza alcun sostegno hanno affrontato direttamente il presidente Crocetta. Siamo persone per bene, state approfittando perché siamo persone per bene e non si può fare così. Si sono ammazzati 7 colleghi in Sicilia, vi sembra onesto, vi sembra corretto? Le problematiche nostre sono... Io non ho capito però perché lei sta facendo... Perché sto facendo? Perché io ho 22 mesi che non prendo stipendio, Presidente. Per lei non sarà un problema, per molti di noi ovviamente lo è. Io vorrei che tutti voi provaste che cosa vuol dire la mancanza di lavoro, di dignità, come un'esperienza trovare giustificazioni. Sia tranquillo che ho provato. No, 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 io non sono per niente tranquilla. No. Ma un altro problema cruciale per Messina rimane quello dell'attraversamento dello stretto. RFI continua la sua smobilitazione con piani di ridimensionamento, una situazione inaccettabile. Questa decisione delle Ferrovie dello Stato di non fare traghettare i treni è una decisione assurda, inaccettabile, che penalizza ulteriormente il sistema di trasporti siciliano. Fra l'altro io ho già scritto al ministro Lupi per chiedere immediatamente un incontro e mi voglio fare e voglio esprimere la mia solidarietà, anzi non solo la mia solidarietà, ma il ringraziamento alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori per la mobilitazione di questi giorni. Risposte erano attese anche per la Camera di Commercio, che rischia la chiusura. Crocetta ha detto che questa ipotesi deve essere scongiurata e che presto verrà insediato il Consiglio Camerale, ponendo fine al commissariamento. Sarebbe un grave errore tagliare la Camera di Commercio di Messina, io lo dico con estrema sicurezza. Questa città però. Questa città negli anni è stata sempre schiacciata un po' dai due poli, dalle due aree metropolitane. Una trasferta, quella messinese, ricca di spunti, con nuove promesse, neanche facili da mantenere.